Roma, Ponte Sant'Angelo, ore 24 di un freddo martedì di gennaio. Roberto Benigni gira il suo primo Chuck come regista. Regista ed interprete della prima di una serie di comiche finali che saranno proiettate come fuori programma nelle sale cinematografiche. Pronti? Guarda, se uno a mezzanotte deve morire potrebbe essere Brezhnev. Che soddisfazione trovare Brezhnev. Sta fino a mezzanotte, festeggia questa mezzanotte, caro, come io. No, io non è per fare, perché mi piace a me l'ora tarda col... Bene, lei, non c'è male, vieni qua, fai 10 minuti, caro. Qui mi fermo. Ostia, faccio un tempo in meno a di... Ma che mortacci. No, sistemiamo il monologo. Sì. Sì, sì. Sono stato schiantato da ridere. Dove vuole che gli passo? Dove si vede? Lei? Sì. Giusto? Bastere, qui ci vuole il regista. Lei dovrebbe entrare in scena che si vede. Ma com'era la sceneggiatura? No, ecco, qui sono solo due i passanti. Sì, solo due. Poi ci sono questi due. Va, lui, c'è la coppia, no? Lui va via. Lui mi cazzo molto più. Un cazzo non era. Ecco, questa parte. Ah, devo dire imbecille 5 minuti avanti, sì. Ma se ne va l'imbecille 5 minuti avanti. Stia zitto. 5 minuti. Stia fermo. Stai zitto, si trovi con me tra mezz'ora se c'hai coraggio. Voglio vedere imbecille 5 minuti avanti. Io me ne vado a dormire. Sì, vado a dormire. Tu 5.000 gente con gli orologi. Il cinema, come dice Federico Fellini, è un'arma a doppio taglio. Si vede, insomma, ne ha dette tante Fellini. Quindi io sono d'accordo con lui. E prima di cominciare ho telefonato anche a Antonioni, il quale gli ho detto sto iniziando i miei film, no? E Antonioni non c'era, quindi non sono riuscito a parlare. Questo volevo riferirlo perché... No, ma devo dire, non ho detto proprio cosa sono. Che domanda mi vuol fare? Allora, ma di che cosa si tratta esattamente questi film? Non mi aspettavo questa domanda. Mi prende la sprovvista e rispondo in due parole. Non sono dei films, sono delle comiche finali come non si fanno più da 46 anni. E sarebbe a dire come quelle proprio, so, cioè 007 seguirà Benigni durante Cristo. Ecco, questo è un po' il genere delle comiche. Comiche finali proprio di cinema. Ne realizziamo 13. Per la... insomma, sono comiche da ridere, diciamo così. E queste qui le fa... Ma è difficile concludere una risposta, ragazzi, difficilissimo. Vari argomenti. Vari argomenti, vanno dal costume dove faccio, so, Napoleone, vanno a quelle di oggi dove faccio... mi scambiano per capo dei terroristi, faccio... mi scambiano per Reagan e via e via. Allora, insomma, sono comiche. Come lo devo dire, comiche finali che vanno in onda sul cinema, però non alla televisione, anche alla televisione, ma sul cinema a seguito del film o prima, a seconda come mettono la pellicola.